tesoro, vogliamo bere qualcosa? Che dici? Una bella gassosa e due cannucci. Mimmuccio, non spendere soldi, non ci hanno sposato. Fai una cosa, non puoi raccurare la fontana e non puoi ghiacci. Mimmo, papà è sempre più ostinato. Ha detto che se tu non vieni a parlare in casa, troppa, vint'anni che facciamo amore. Ha detto che non mi fa uscire più. Lo so, tesoro, tu hai ragione, anche tuo padre ha ragione. Ma tengo ragione pure io, però. Tu lo sai, sono disoccupato, tengo una lita, non è che ce l'avrei, terra camminata, venga a casa tua, ma curi che sto padrone tuo, non posso mangiare, anzi che non posso proprio aiutare, capito? Che ti dico? Mimmo, ma non ti preoccupare, o sai come funzionano sti cose? Tu vieni, ti presenta, papà è contento e tu dici, ho sapito, 4 e 4 fa notte, datemi un po' di tempo che accocci una cusarella sola. 4 e 4 fa notte e ci sposammo, hai capito, Mimmo? E va bene, che ti devo dire? Se proprio dobbiamo fare 4 e 4 fa notte, la figlia vostra voglio bene, un bravo guaglione, intenzioni serie. 4 e 4 fa notte. Me la voglio sposare, va bene. Papà, vi vorrei presentare il mio fidanzatino, Mimmuccio. È permesso? Prego, prego. Si può? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Grazie, grazie. Don Peppino, questo è per voi. E che c'è fa? Vabbè, allora li do a vostra figlia. Grazie. Finalmente, dopo 20 anni, abbiamo il piacere di conoscere il fidanzato di mia figlia. Sì, Don Peppino, 4 e 4 fanno. Io, figlia vostra, la voglio bene, me la vorrei sposare, sempre col vostro consenso. Solo che c'è un piccolissimo problema. 4 e 4 fanno, sì, ho capito. Io sono 30 anni che sono disoccupato, perché io tengo 52 anni. Sono 30 anni che non trovo lavoro, però un politico amico mio mi ha detto che fra 7-8 anni mi farà prendere un bel posto di lavoro. E 4 e 4 fa notte, appena figlio lavoro, logicamente, oddio, non è che uno abbuffa. Sempre che da 5, 6, 7 anni uno una cosa di soldi sta stipato, sto scusato. E verso i 64, 65 anni, se un pataterno può favorire, io convolerò a giuste nozze. Ecco. Ah, a questo punto sta acceso. E sapete che vi dico con la stessa franchezza che 8 e 8 fanno 16 e la figlia mia non va a lungo. Oh, se proprio volete così, io vi dico che 16 e 16, 32, gli ad affanculo tutti e due, eh? Guagliaro, guarda, questa è la nostra busta paga, uno stipendio, una miseria. Come facimmo a campare con uno stipendiuccio e 4 soldi? E 4 soldi, quando ci arricchiamo noi? Mai! Io avevo avuto l'occasione l'anno scorso di arricchire. Oh, vero? E come? Volevo mettere a vendere scarpe e coccodrillo. I scarpe e coccodrillo? E me ne andai in Africa in ferie. Oh, vero? Ma appussai su un fiume. E il primo coccodrillo che prete, poi l'acciappai, mi buttai a riva. Ma chi se non teneva le scarpe? E allora l'ho ributtato a mano, ho aspettato il secondo coccodrillo, niente, pure chissà, senza scarpe. Il terzo, il quarto, poi non va a portare al mondo, 2 settimane in Africa senza niente. Tutti i coccodrilli senza scarpe? Senza scarpe. Scusate, ma quello coccodrillo la rubiava in tuo fiume? Sì, in fiume. Cretino, è per forza che sembra senza le scarpe. E le scarpe l'avevano rimasto in coppia e scoglie, no? Ma che cosa è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.